Ora si registrerà la conferenza. Buongiorno a tutti, benvenuti al primo Jabrak, questa nuova esperienza che come Gitar abbiamo deciso di lanciare, un po' sollecitati dal periodo in cui tutti siamo per necessità a casa. Un po' era una cosa, diciamo, che era nell'aria, diciamo, di cui parlavamo da un po' e quindi che abbiamo deciso di far partire. In un orario che abbiamo condiviso potrebbe essere buono per tutti, l'orario, diciamo, a inizio mattina. Ovviamente è un'esperienza, una prova, un tentativo, poi vedremo, potrà calibrare, si potrà modificare. Speriamo di migliorare. Oggi parleremo appunto, come vedete dallo schermo che ho condiviso, parleremo di Heatmap, di QGIS Server e in generale, partendo anche dall'esempio del nostro servizio GIS Hosting, per vedere un po' quali sono gli strumenti che in ambito GIFOS che ci vengono, che al giorno d'oggi possono essere utilizzati per condividere dei dati geografici su web, per creare, come appunto abbiamo messo nel titolo, un proprio progetto WebGIS. Il Jabrak sarà così strutturato, parlerò un po' io, vi introdurrò alcune tematiche. Dopodiché l'idea è di lasciare un po' la parola anche a voi e quindi spazio alle domande, alla discussione. Diciamo che il Jabrak vorrebbe essere un momento molto aperto, non diciamo, unidirezionale, cioè non da Jitter a chi ascolta, ma un momento veramente di condivisione generale. E niente. Cominciamo appunto a. Comincio io e fra una mezz'oretta, fra 20 minuti, mezz'ora, lasciamo spazio alla discussione. Direi che siete tutti assolutamente molto ligi e avete i microfoni spenti, condivisione dello schermo anche sospento, e in questa fase vi chiedo appunto di mantenere tutto in questo modo per garantire, diciamo, la presentazione migliore possibile. E dopodiché, appunto, conclusa la mia presentazione, invece apriremo, magari con un certo ordine, usando anche la chat che trovate tra gli strumenti disponibili di GoToMeeting. Cercherò magari di dare spazio a tutte le vostre domande. Appunto, vi chiederei di scrivere magari in chat e volta per volta cercherò di aprire il microfono in maniera tale da cercare di parlare uno alla volta. Benissimo. Partiamo appunto con questa mini presentazione molto snella in cui volevo dire alcune cose appunto su. Sugli strumenti per pubblicare su web. Innanzitutto vorrei fare quello che ho chiamato un piccolo glossario, cioè. Chiarire alcune tematiche. Quando si pensa a dati geografici sul web, si parla di Google Maps, lo strumento più conosciuto, conoscono tutti. Faccio l'esempio, dico sempre, lo conosce anche mia madre, che ovviamente è l'utente assolutamente inesperto, che nulla sa di WebGIS o tantomeno di GeoWeb Service, per passare appunto a definire cos'è un WebGIS e cosa sono i GeoWeb Service, o utilizzando il termine italiano, i geoservizi web. Vorrei dire qualcosina, molto brevemente, senza annoiarvi troppo, su cos'è QGIS Server e Heatmap Web Client, che sono gli strumenti su cui è basato il nostro servizio GIS Hosting. Diremo cos'è di hosting, vorrei fare appunto poi qualche mini esempio di applicazione, ovviamente molto molto veloce. Passiamo appunto a dare alcune definizioni. Quando si parla appunto di dati geografici sul web, le cose che vengono in mente sono, dicevo prima, Google Maps o Google Earth,
strumenti conosciuti ai più, su cui non aggiungo molto se non mostrarveli. Questa è un'immagine di Google Maps. È un'immagine a me cara, presa in Toscana, siamo sul Monte Amiata. Ci sono delle strade, ci sono un po' di esercizi commerciali, poco altro. Se comincio a passare alla stessa immagine, stessa area su OpenStreetMap, vedo che ci sono già un po' di informazioni in più. Queste sono delle seggiovie, questi sono dei sentieri, questi bianchi credo che siano delle piste da sci. Insomma, ci sono già più informazioni. Quindi già siamo passati da Google Maps a OpenStreetMap. Probabilmente mia madre l'ho già persa, l'avrei già persa, non credo che sia presente a Jobrek, fosse stata presente, l'avrei già persa perché ovviamente non conosce OpenStreetMap. Visto così, OpenStreetMap è uno sfondo cartografico analogo a Google Maps, ho preso un'area campione in cui ci sono più, sembrerebbe ci siano più dati. Il punto non è tanto che ci siano più o meno dati, probabilmente se a ben vedere uno potrebbe dire sì, però il bar presente sulla vetta del Monte Amiata non è presente su OpenStreetMap, al contrario è presente su Google Maps, ora sto facendo un esempio ovviamente a caso. Va detto che, ovviamente la presentazione di oggi non vuole essere una presentazione su OpenStreetMap, va detto che il vantaggio di OpenStreetMap è che i dati sono aperti. Su Google Maps questo non avviene, ma invece con OpenStreetMap tutti questi dati che io vedo in questa schermata qua, che abbiamo detto è già un po' diversa da quella di Google Maps, ma per certi versi potrebbe anche assomigliare, nel senso che vista così, ripeto, è uno sfondo cartografico e basta, tutti i dati che ci sono qua dentro io potrei scaricarli e ottenerli. Quindi già questo è un qualcosa in più. Quindi non esiste solo Google Maps, non esiste, esistono altri strumenti, tra cui uno strumento che consigliamo, noi lo utilizziamo molto sotto tanti aspetti, ripeto, non tanto come sfondo cartografico, anche, ma soprattutto come fonte di dati, assolutamente molto, molto utile in molti casi. Sempre stiamo rimanendo a cercare di dire cosa c'è in ambito geografico sul web. Dopodiché, in ambito geografico sul web, l'argomento di oggi è definire cos'è un WebGIS. E ho cercato, in maniera estremamente schematica, estremamente semplificata, di provare a dare delle definizioni molto generiche di quali sono le componenti di WebGIS. Le componenti di WebGIS possiamo dire, in grandi linee, che sono sostanzialmente queste tre. Ci deve essere un contenitore di dati. Qua l'ho schematicamente rappresentato con lo schema solito per dare i database, ma non è detto sia un database, può essere un database, può essere semplicemente una cartella dati, che poi è un database molto rudimentale. Possono essere entrambe le cose, cioè una cartella dati con dati di tipo raster, di tipo vettoriale, vari formati, e un database geografico. Insomma, qualcosa che ovviamente contenga i dati geografici che io voglio rappresentare. Quello che definiamo come application server, cioè un software che mi crea quel GeoWeb Service, termine un po' altisonante, detto così, soprattutto di prima mattina. A questo punto, tornando all'esempio di mia madre me la sono completamente persa, se ancora su OpenStreetMap probabilmente mi seguiva, ora con fatica davvero, ora probabilmente esce webinar dal nostro Jobrek e va a bersi il suo caffè in pace. Questo è il nostro, appunto, l'application server è un software che consente di creare questi geoservizi che sono le componenti base che poi vengono visualizzate su un'interfaccia client. Quindi quando parliamo di WebGIS non è un qualcosa evidentemente di diverso da Google Maps o OpenStreetMap, da qualsiasi sfondo cartografico disponibile su web. Lo sfondo cartografico è ovviamente un elemento spesso presente, diciamo che nel 90% dei WebGIS uno sfondo cartografico, che sia OpenStreetMap, che sia Google, che siano entrambi con la possibilità per l'utente di scegliere uno o l'altro, è quasi sempre presente.
ripeto, statisticamente parliamo del 90% dei casi in cui lo sfondo cartografico è una componente del WebGIS, ma sopra lo sfondo cartografico si vanno a definire una serie di dati geografici. Com'è che questi dati geografici vengono rappresentati qua sopra, cioè sul client, sull'interfaccia? Grazie ai software che prendono nome appunto di application server. Ce ne sono moltissimi sul mercato. Va detto, la maggior parte sono open source, cioè anche le soluzioni di Esri a livello di application server sono open source. Storicamente tutte partono da primo software, primo application server nato, direi, che è nato a metà degli anni 90 e si chiama Map Server. È un software ottimo, noi lo utilizziamo per alcuni progetti. Ha un enorme svantaggio che, diciamo, è il classico software da nerd, ossia tutto va compilato con script di testo. Non esiste un'interfaccia grafica e quindi ottimo software adatto a un pubblico ristrettissimo di nerd. Nei primi anni 2000 è uscito un altro software, sempre open source, che si chiama GeoServer. Anch'esso noi lo usiamo per diversi progetti, anch'esso un ottimo software. È complicatissimo, non so veramente. Direi molto difficile dire è meglio MapServer, è meglio GeoServer. Diciamo che sono due software che ognuno ha dei vantaggi rispetto all'altro. Uno dei vantaggi di GeoServer, non è l'unico, è che a differenza di MapServer ha una sua interfaccia grafica. Ha una sua interfaccia grafica, ha una sua struttura, si può imparare tranquillamente. Diciamo che utilizzare GeoServer implica per utente che vuole utilizzarlo, saper avere dimestichezza con i software GIS, ma la dimestichezza con i software GIS non basta. Per intenderci, so usare bene QGIS, non è che in un minuto, nemmeno in 10 minuti e probabilmente nemmeno in un giorno riesco a passare in maniera indolore a GeoServer. Probabilmente devo fare un po' di formazione, documentazione o altro e cercare di impararmi GeoServer. Nulla di impossibile, diciamo molto meno da nerd rispetto a MapServer, uno strumento dotato di una sua interfaccia grafica, eccetera, eccetera, ma uno strumento comunque, un nuovo strumento da imparare. Dopodiché, sempre open source, fa strano dirlo, esiste sempre negli anni 2000, direi attorno al 2005. Nasce ArcGIS Server, in parte parzialmente, ora non lo conosco benissimo, in parte basato su MapServer come struttura, quindi una delle ragioni per cui era un progetto open source, era anche che nasceva a sua volta da un progetto open source. Attorno al 2010, pochi anni dopo, è uscito. Le prime versioni erano forse un po' rudimentali, un altro application server che è QGIS Server. E qua passiamo al GIS Hosting, cioè a quello di cui parliamo oggi, dove cominciamo a definire un po' meglio quali sono le componenti. Il contenitore dati di GIS Hosting può essere una cartella su cloud, utilizziamo un applicativo anch'esso open source che si chiama Nextcloud. Si tratta di uno strumento molto simile al più conosciuto Dropbox, ossia uno strumento che permette di condividere dei dati da un computer a un server. Ho una cartella quindi installabile sui miei client, su tutti i PC che utilizzo, sul PC del lavoro, sul PC di casa, sui miei PC. Questa cartella è in ogni momento sincronizzata, purché io sia in rete ovviamente, sincronizzata con il server. Ed è la cartella laddove io posso posizionare i miei dati, i miei shapefile, i miei geopackage, i miei dati raster con gli sfondi cartografici, eccetera, eccetera. Di più o meno tutti i formati vettoriali raster standard, quindi ovviamente devono essere dati georeferenziati perché siano visibili su web, perché io possa vedere la mappa dell'Italia rappresentata in questo modo, chiaramente devo avere
dei dati, che siano puntini, che siano poligoni, che siano mine, spazialmente distribuiti sul territorio, questo è evidente. Sempre su G-Sosting c'è la possibilità anche di avere a disposizione un database PostGIS. PostGIS è l'estensione spaziale del DBMS PostgreSQL. È un database molto utilizzato in ambito spaziale e con performance che sono del tutto analoghi commerciali come Oracle Spatial, che hanno dei costi evidentemente molto molto più elevati. PostGIS è un software free e open source, quindi è tutto gratuito. Quindi diciamo che la comparazione a livello economico non si può fare. L'application server che utilizziamo è QGIS Server, è nato appunto attorno al 2010 o di lì, molto sviluppato, diciamo di pari passo un po' a QGIS. QGIS ha compiuto quest'anno 18 anni, quindi un software relativamente giovane, che nasceva come visualizzatore geografico e quindi quando appena 10 anni fa si parlava di QGIS era un software con diversi limiti, spesso e volentieri lo si proponeva, però si diceva ma se io già devo fare una stampa con QGIS faccio fatica, invece come sappiamo si è evoluto in maniera molto molto rapida negli ultimi anni, tanto da diventare in Europa sicuramente il software QGIS più utilizzato, scavalcando tutte le alternative, anche le alternative commerciali più diffuse, in particolare diciamo, lo scontro, diciamo, il confronto, non parlerei di scontro, il confronto è con i software ESRI. Forse negli Stati Uniti siamo ancora più o meno in parità tra l'utilizzo fra QGIS e ESRI, ma appunto in Europa siamo sicuramente sopra e in molte parti del mondo sta superando a livello di utilizzo il software ESRI. Ha quindi un suo application server che si chiama QGIS Server, che permette in buona sostanza di pubblicare quello che io gestisco tramite un progetto QGIS su web, creando quei GeoWeb Service con cui mi ero perso pochi minuti fa già mia madre. Cioè è quel software che permette di creare i servizi web che posso poi visualizzare sulla mia mappa su web. L'applicativo client che utilizziamo è uno dei vari applicativi client disponibili per QGIS Server, quello diciamo anch'esso un po' più diffuso, quello con una community abbastanza estesa, che quindi ci garantisce una certa affidabilità, e si chiama Leadsmap Web Client. L'azienda principale che lo sviluppa è un'azienda francese, tra Leeds, con la quale anche noi collaboriamo, cerchiamo di dare una mano allo sviluppo, ma appunto, come dicevo, ha una community di sviluppatori abbastanza estesa. Noi stessi cerchiamo di contribuire per tutto il possibile, quindi questo garantisce, come sempre nei progetti open source, un'ottima affidabilità, nel senso che noi normalmente diffidiamo un po' da quei progetti che sono sviluppati da una singola azienda, da una singola persona, da poche persone. Quali sono i principali vantaggi di QGIS Server e ancor più della accoppiata QGIS Server e Leadsmap Web Client? Beh, la sintesi è questa, è data da questa slide, cioè quello che io vedo in un progetto QGIS, tutto quello che io definisco all'interno di un progetto QGIS, io lo posso vedere su mappa. Siamo passati in sostanza da il software, quel software che si chiamava Map Server, ottimo software che mi piace moltissimo, ma che come dicevo prima era un software assolutamente da nerd, a un software che può utilizzare quasi chiunque. Certo, ripeto, mia madre ce la siamo già persi, ma mia madre probabilmente non è interessata alla pubblicazione di dati su web. I dati geografici su web, chiunque lavori un po' in ambito geografico, probabilmente un software come QGIS riesce ad imparare a utilizzarlo, lo riesce a maneggiare, riesce probabilmente a gestire in maniera abbastanza semplice stili, etichette, e tutta una serie di opzioni, e tutte queste opzioni qua se le ritrova su web. Questo è un vantaggio non da poco. Con performance molto buone,
sicuramente comparabili a quelle di GeoServer e MapServer, forse leggermente inferiori dai test che sono stati fatti disponibili in letteratura, perché ovviamente basandosi su progetti QGIS introduce uno strato in più rispetto ai software citati in precedenza. Non si parte direttamente ai dati, i dati devono essere caricati su un progetto, dal progetto vengono creati i web service, ma assolutamente con le risorse disponibili oggi, le risorse cloud, quindi con i server disponibili oggi, si tratta di performance comunque molto buone. Diciamo che le differenze che ci possono essere tra un QGIS server e un MapServer possono essere spesso per dati di certi tipi di millisecondi, quindi stiamo parlando di performance molto, diciamo, anche questi confronti sono confronti un po' da nerd, che poco ci interessano, e soprattutto però, ripeto, con l'indubbio vantaggio del fatto che non serve veramente conoscere nulla di programmazione web per pubblicare un qualsiasi dato sul web. Abbandono un attimo questa presentazione per citarvi alcuni esempi di applicazione. Ne cito due che sono, diciamo, ne comincio a citare due, poi ve ne citerò ancora un paio, molto velocemente. Sono due esempi che ho messo in piedi in momenti di follia, diamoli così definibili. Uno un paio d'anni fa, questo sulla pericolosità sismica in Italia, uno l'ho fatto ieri sera. Preparandomi all'appuntamento con, diciamo, con l'ansia e la prestazione del primo jailbreak, per far bella figura il primo jailbreak, diciamo. E questo sulla pericolosità sismica, messo in piedi più o meno in un pomeriggio, era dovuto al fatto che scorrendo Twitter avevo visto un'informazione relativa a questo servizio della protezione civile, Io non rischio, dove mostravano, dire, senza, ovviamente, bullandosi, mostravano delle mappe su web. Ve le mostro, sono mappe prodotte con software ESRI. E sostanzialmente sono mappe che consentono appunto di visualizzare posso ingrandire adesso, diciamo, si visualizza qua sotto, appena la rete ce la mostra. Ecco, ci consentono di visualizzare, poi vabbè, può essere ingrandita anche, consente in sostanza di visualizzare la mappa italiana con la pericolosità sismica, ossia sono dati liberamente scaricabili dall'INGV. Vista questa, come dire, informazione su Twitter, in cui appunto, come dicevo prima, la protezione civile si bullava un po' di aver realizzato queste mappe interattive, ho detto, ma vediamo se, sapendo appunto di software ESRI, che spesso viene definito come il meglio presente sul mercato, ho detto, vediamo un po' se si riesce a sviluppare la stessa cosa su Gisosting. Diciamo che la mia domanda era anche un po' retorica, ero abbastanza certo che si riuscisse. E come sempre in questi casi la parte più complicata è recuperare i dati. Sono andato a recuperarmi i dati, in questo caso non è stato nemmeno così complicato, il sito di NGV è molto ben fatto, c'erano i link, su questa mappa sono disponibili i link, e ho così realizzato una mappa analoga su Gisosting. La mappa è pubblicamente disponibile, quindi ora ve la mostro, ma ovviamente è visualizzabile anche da voi stessi. La mostro giusto come esempio. Stessa identica funzionalità, anzi, anche qualcosina di più. Si tratta di assolute banalità, ma abbiamo aggiunto una localizzazione per comune,
io posso scegliere un comune, andiamo, siamo campanilisti, vado a prendere la Liguria, prendo il comune di Genova e la mappa viene zoomata automaticamente sul comune di mio interesse. Posso visualizzare ovviamente tutti i dati, questi sono dati scaricabili con la classificazione sia per comune sia con i valori standard degli NGV, che sono dei valori puntuali, che rappresentano appunto la classe sismica del territorio italiano. È una griglia di cui non ricordo ora le specifiche, è una griglia di circa 2 km e mezzo per 2 km e mezzo, quindi ogni 2 km e mezzo c'è un valore. Che mi garantì valori di accelerazione e tutti i dati dell'INGV, quindi gli stessi identici dati che sono pubblicati sulla mappa ELRI. Performance del tutto identiche, aspetto grafico altrettanto, cioè vi assicuro, ora potete poi fare voi da voi il confronto, ma l'aspetto grafico di questa mappa e l'aspetto grafico della mappa prodotta con i software ELRI è identica. Stessa scala di colori, eccetera, eccetera. Tempo di realizzazione, ripeto, compreso scaricare i dati, inserirli su database, post, o altro, qualche ora di un pomeriggio di mia ordinaria follia. Insomma, ho visto quella mappa, ho detto, vabbè, mettiamoci a realizzarla e ci siamo riusciti. Discorso piuttosto simile lo possiamo fare per la mappa che ho realizzato ieri sera. Ieri sera dopo cena, torno indietro. Ed è la mappa con la diffusione, una mappa molto sintetica con la diffusione del Covid. In questo caso la fatica maggiore l'ho fatta per scaricare i dati di popolazione delle province d'Italia dal sito dell'Istat. Mi ci sono picchiato un po', poi ho scoperto questa mattina che in un repository di GitHub avevo gli stessi identici dati, scoperte che fanno piacere, e per scaricare i dati dell'Istat ci ho messo circa 2 ore, dati di popolazione. I dati invece del Covid, vabbè, trovate poi eventualmente anche questa mappa pubblicata online, tra le mappe pubbliche trovate i riferimenti, i dati diciamo, sulla diffusione, sui casi totali sono aggiornati a ieri ho messo anche in piedi un aggiornamento, beh, questo su server automatico, per cui ogni giorno scarica i dati aggiornati dal repository di GitHub della Protezione Civile. Li ho rappresentati dandogli una stilizzazione tramite QGIS, ovviamente, una stilizzazione proporzionata al numero di abitanti, quindi non solo i casi totali, ma casi totali rispetto al numero di abitanti. Quindi i dati che si vanno a leggere di cui facciamo questa leggenda sono per ogni 1.000 abitanti, diciamo. Quindi vuol dire che nelle mappe rosse ci sono circa dai 7 ai 14 casi ogni 1.000 abitanti. Le mappe bianche, appunto, sono mappe di casi sono ovviamente molto, molto inferiori. Uno stile improntato al volo, quindi senza fare grandi. Gli altri dati, ultimo. Gli altri dati invece li ho presi da questo plugin HCM GIS. È un plugin che consente appunto di scaricare dati globali di tutto il mondo semplicemente con un clic. Ho QGIS aperto con questo progetto. Vedete che questo è il progetto QGIS da cui diciamo implementato. Questi puntini qua con i dati appunto globali si possono scaricare con questo plugin semplicemente. Un click. Quindi se io posso scaricare sia il live update sia eventualmente le time series e poi vabbè volendo i dati a chi interessa sono i dati del Vietnam ovviamente con una scala di precisione immagino non ho provato a scaricarli maggiore nel senso che i dati globali sono come vedete un punto per ogni stato ovviamente non ha la granularità dei dati della Protezione Civile italiana. Questo era giusto per mostrare un esempio, dopodiché se torniamo al sito di G-Sosting e avete voglia, tra le mappe pubbliche trovate un po' varie persone che utilizzano
di hosting e che hanno scelto di pubblicare le proprie mappe. La maggior parte di queste mappe, tranne quelle appunto, tranne le demo di Cinterra, sono mappe di cui non conosco nemmeno di preciso cosa ci sia dentro, perché sono persone che appunto hanno acquistato lo spazio, diciamo, di hosting e che autonomamente pubblicano i propri dati servendosi di QGIS. Molto interessante, diciamo, il primo cliente, la prima persona che ci ha dato fiducia è stato appunto il comune di Legnago, che però ogni volta che vedo ha aggiunto, appunto, aggiunge, modifica, migliora le proprie mappe. Quindi, se volete vedere dei casi interessanti, ve lo consiglio. Appunto, ripeto, non so ben di preciso cosa abbia pubblicato, perché ovviamente non conosco nel dettaglio comune, ma so che sono molto sono l'ufficio tecnico, poi la persona che lavora nell'ufficio tecnico è estremamente attiva e quindi ha degli esempi, potrete sicuramente vedere degli esempi molto interessanti. E basta, mi sono già dilungato oltre al dovuto e quindi spazio largo all'ultimo, diciamo, quarto d'ora, 20 minuti, poi vediamo quant'è l'interesse e largo alla discussione. Mi riapro la chat, così se qualcuno ha già delle domande, vuol parlare, appunto, come dicevo, non so chi si sia aggiunto all'inizio, dicevo, se riusciamo, scrivetemi magari in chat per avere con domande o per avere la parola e magari cerco di aprire il microfono uno per uno, onde evitare appunto di parlarci sopra. Mi raccomando, lo diciamo sempre, una delle nostre attività è l'attività formativa, le domande sono la parte fondamentale di qualsiasi attività di divulgazione e formazione, perché come minimo mi sono dimenticato qualcosa nell'esposizione. Come minimo. E poi spesso e volentieri sono un modo per far venire fuori nuovi argomenti. Vedo, la domanda di una persona è sempre la domanda che le altre cinque persone vorrebbero fare, ma non hanno il coraggio di fare. Quindi largo al primo coraggioso che voglia intervenire. Anche perché se non intervenite voi vado avanti a parlare, quindi vabbè, non potreste vedere come minaccia. Tanto mentre aspetto le domande che continuo a sollecitare, vedo se ho qualche altro. Ecco, altre persone che utilizzano il servizio, di nuovo con esempi carini, sono i vigili del fuoco. Ovviamente il software, ecco questo. Questi software di cui abbiamo parlato sono software free open source, quindi possono essere installati anche su altri server. Un esempio carino di applicazione di Gisosting, ma non sul nostro server, è per esempio il catasto strade della provincia di Piacenza. Purtroppo l'aspetto grafico, come vedrete, è più o meno lo stesso. C'è una mappa pubblica con pochissimi dati, poi c'è la mappa che utilizzano a livello provinciale per la gestione del loro catasto strade, tutto è basato su questo servizio di hosting. Una cosa che non ho detto, per non entrare troppo nei dettagli, è che con QGIS Server, oltre a pubblicare le proprie date, si può utilizzare QGIS Server non solo per la pubblicazione dei dati, ma anche per l'editing dei dati.
utilizzando proprio tutte le stesse, ecco la prima domanda, intanto utilizzando tutte le stesse funzionalità di QGIS per l'editing di dato, del dato, quindi sia a livello geografico sia a livello alfanumerico. E quindi in particolare si può sfruttare la creazione dei form con la possibilità di inserire foto, documenti o altro. In questo caso, poi mi taccio e vado a rispondere, do spazio a Luca Rigano. Ah, che mi stava facendo, quindi ho anticipato la sua domanda. Luca Rigano scrive appunto se l'ISMA permette l'editing da web. Vedete che le vostre domande sono fondamentali, in questo caso ero riuscito a anticiparla. Però sì, permette assolutamente l'editing da web, appunto come stavo dicendo, con tutte le funzionalità di QGIS, quindi con enormi vantaggi, cioè con la possibilità di modificare le proprie strade, i propri elementi con dei form e quindi semplificando tantissimo il tutto. Allora, se riesco, entro un attimo giusto per mostrarvelo. Nostro utente e vediamo il catasto nella versione privata, quindi con la possibilità di editing, giusto per mostrarvelo. Questo appunto sono gli stessi software installati nel server della provincia di Piacenza, quindi è stato installato tutto da loro. Ci sono un bel po' di date in questo caso sopra, e se io voglio fare appunto l'editing di un elemento qualsiasi, prendiamo un elemento un po', prendiamo i ponti che sono l'elemento che conosco meglio e che può essere, diciamo, avere tanti attributi interessanti, posso ovviamente. A seconda, ovviamente, purché io abbia il privilegio, in questo caso sono entrato appunto con i privilegi di amministratore, avendo i privilegi posso decidere di fare delle modifiche sui dati, posso anche creare nuovi dati, questo ovviamente è una scelta di chi gestisce utenti e mappe, quindi per ciascuna mappa e per ciascun gruppo di utenti si possono dare gli opportuni permessi. Dopodiché, se io clicco su modifica, posso, ovviamente non salterò nulla, posso vedere tutto quello che io ho impostato su QGIS, quindi con i miei elenchi a discesa, con la possibilità di specificare delle date, quindi con la classica visualizzazione col calendario, oppure o soprattutto la possibilità di inserire. Posso dire se c'è un vincolo della sovrintendenza o meno e soprattutto la possibilità di inserire anche dei file. Quindi, se ci fosse il vincolo della sovrintendenza, aggiungere la scheda col vincolo, oppure aggiungere una scheda tecnica, aggiungere le foto, eccetera, eccetera. Sulle foto, ad esempio, la provincia ha fatto un qualcosa di per sé di estremamente banale, integra i dati, la provincia di Piacenza ha a disposizione uno spazio OneDrive, quindi della Microsoft, ovviamente privato, con accesso consentito al solo personale provinciale, e ha unito in sostanza tutti i ponti al loro spazio dati. Questo cosa consente? Consente al personale di fare annualmente i sopralluoghi sui ponti, sopralluoghi fotografici, e di caricare i dati lì sopra. A quel punto, in sostanza, cliccando sul ponte, ovviamente l'utente della provincia può vedere, diciamo, tutti i sopralluoghi anno per anno in un'unica cartella per ogni ponte e quindi vedere lo stato di evoluzione. Questo è uno strumento di per sé molto banale, ma che veramente in maniera estremamente semplice il personale della provincia è riuscito a mettere in piedi. In totale autonomia, perché questa idea di OneDrive o altro l'hanno avuta loro, hanno semplicemente aggiunto una colonna e che gli consente un monitoraggio che in questi giorni è di assoluta, un tema di assoluta attualità. Nel frattempo Paolo Corradeghini, ti saluto, ciao Paolo, mi fa un'altra domanda che leggo in diretta, quindi ciao Roberto, credo la leggiate tutti. Ok, chiedo
Chiaro, io ho fatto tutti esempi di area vasta, vero, verissimo, ho parlato di mappa del pericolosità sismica, mappa della diffusione del Covid, che sono ovviamente due casi che ho messo in piedi io a livello di demo. Ho parlato sempre comunque di area vasta si tratta, perché catasto strade nella provincia è area vasta. E per quello che dice, che mi scrive Paolo, è chiaro, anche l'esempio di un piccolo comune o l'esempio dei vigili del fuoco della provincia sono sempre aree vaste. Allora, sì, l'interesse da parte di committenti, diciamo, più piccoli, certamente ci può essere, nelle varie persone che possono utilizzare uno del target anche che ci siamo prefissati sin dall'inizio, anche cercando di mantenere i costi il più basso possibile, ovviamente compatibilmente col servizio che si mette a disposizione, era quello dei professionisti, che volessero pubblicare dei dati, dei propri dati sul web. Allora, su questo qual è il mio commento? Il mio commento è chiaro che dipende dalla dimensione del rilievo. Ovviamente le scale in un software GIS possono essere, si può andare a visualizzare anche il singolo dettaglio, compatibilmente ovviamente con le mappe di sfondo cartografico. È chiaro che il vantaggio di un software GIS in generale, quindi non tanto del Digisoft, quando del software GIS, è quello di poter caricare diversi layer, vederli in sovrapposizione e poterli interrogare. Quindi mi viene da dire che laddove ogni qualvolta ci sia questa necessità, quindi se il risultato del rilievo è un risultato che produce diversi layer, quindi non solo un modello digitale terreno, per intenderci, o una nuvola di punti, ma produce la nuvola di punti, ma devo anche visualizzare delle immagini che ho scattato, immagini fotografiche che ho scattato sul terreno e che voglio visualizzare. Produce anche, devo visualizzare anche la mappa con la rete sentieristica piuttosto che la mappa della viabilità della mia area di terreno, con annessi ovviamente di nuovo una serie di informazioni alfanumeriche, veniva in mente prima delle foto, ma potrebbero essere dei documenti, che ne so. Un esempio che purtroppo non è più online, che aveva messo in piedi un professionista, un geometra, era un esempio su area ridotta, mentre parlavo, stavo cercando nella mente di riprendere un po' dei ricordi, una mappa di alcune serre di aziende agricole. In quel caso lui aveva già un rilievo di una grossa azienda agricola, stiamo parlando, sì, chiaro che non era la piccola fattoria con quattro campi, era un'azienda agricola di dimensioni un po' più estese, ma comunque stiamo parlando di dimensioni includibili all'interno di un foglio catastale, per quelli che sono i miei ricordi, quindi stiamo parlando di dimensioni no, non certo di area vasta, ecco, spero di aver inteso un po' l'esempio. Lui appunto aveva per ogni serra aveva una serie di informazioni censuarie, informazioni sulla produzione che avveniva all'interno di quella serra aveva messo in piedi appunto una mappa che ha tenuto per un po' di mesi, forse un anno o poco più, poi non so quali siano state ovviamente le ragioni del singolo professionista, non entriamo in queste tematiche, diciamo, private, per cui poi il progetto non è più andato avanti, ma è ovviamente adatto anche, diciamo che non lo vedo come un problema di area vasta o altro. Chiaro, secondo me il vantaggio di un servizio GIS in generale, desktop come web, è quello ovviamente di voler vedere dei dati sovrapposti uno all'altro. Laddove non c'è questa esigenza, non è forse un servizio adatto questo, cioè è un po' sovradimensionato forse,
in piedi un progetto QGIS anche solo, senza parlare dell'aspetto web, per visualizzare una nuvola di punti. Ci sono strumenti di cui magari, anzi, di cui sicuramente parleremo in altri jailbreak, strumenti per la pubblicazione di nuvole di punti molto più utili. Gabriele Rossi scrive, fa nel frattempo un'altra domanda. In quale momento si passa da GIS a BIM? Il concetto di database, no? Allora, tu scrivi di saperne poco di GIS, io dico, non scrivo, di saperne poco di BIM. Allora, in quale momento si passa a GIS BIM? Forse un po' in parte l'aspetto dell'area vasta o meno, di cui, diciamo, la risposta alla domanda precedente, la mia risposta alla domanda precedente di Paolo, poteva toccare anche questo argomento qua. Forse il momento in cui si passa da GIS a BIM potrebbe essere, andiamo a rivedere, ovviamente, o solo un'opinione molto modesta, e è proprio la dimensione dell'area. L'esempio che facevo prima delle serre, con la possibilità di accendere o spegnere diversi layer, è un esempio in cui aveva senso, aveva secondo me abbastanza senso usare ancora un GIS. Ho parlato della dimensione di una più o meno un foglio catastale. Ho parlato di catasto. Il catasto ha già delle grosse problematiche ad essere trasferito su un software GIS, figuriamoci ad essere trasferito su un BIM. Non posso nemmeno pensarci alla possibilità anche remota che il catasto sia disponibile su BIM. Poi magari verrò prontamente smentito. Ma in questo momento, se dovessi visualizzare un foglio catastale su un software BIM, come prima cosa cercherei un bravo esorcista, non lo so, qualcosa, perché no, no, non saprei. L'esempio che scrive Gabriele Rossi appunto sulla chat è un po', potrebbe, sì, esattamente, c'è un'impresa, penso che lo leggiate tutti comunque. Se volete tra l'altro parlare anche a voce potete aprire i microfoni. Vi dicevo prima di usare la chat, magari per evitare di parlarci uno sull'altro. Forse qua ho sbagliato io, dovevo aprirvi, dovevo darvi la parola, ma sicuramente forse qualcuno di voi però non ha il microfono, ecco, potrebbe anche perché non mi consente di aprirvi il microfono. Tanto posso sospenderla con il video. Ah, siete leoni da tastiera. Intanto torno sospendo la condivisione, tanto non serve più granché, rimosso la camera e niente, mi sono perso un attimo. Dicevo, sicuramente il passaggio da GIS a BIM è quello appunto di area, e l'esempio che fa in chat appunto Gabriele Rossi di una ditta che ha diversi cantieri potrebbe essere, è l'esempio, sì, l'esempio adatto, cioè, lui dice appunto come immagino abbiate detto tutti. La ditta potrebbe avere un GIS in cui visualizza la posizione dei cantieri e per ogni cantiere visualizza una serie di formazioni. È chiaro che il singolo cantiere visualizzando su un GIS è molto complicato.
ecco, l'esperienza che abbiamo noi su G-Sosting è l'interazione non tanto con i BIM, almeno in questa fase, però in futuro potrebbe essere una cosa del tutto analoga, ma l'interazione con dei dati di tipo tridimensionale. Un caso specifico era stato quello di un rilievo fluviale, un rilievo di una piccola tratta di un corso d'acqua, in cui vediamo se riesco a trovare, ad accedere con l'utente e la password e mostrarvelo. Devo però rientrare, ora poi vi ricondivido lo schermo. Un rilievo fluviale in cui appunto la porzione di corso d'acqua la vedevamo in maniera bidimensionale sul GIS. Dopodiché, in quel caso lì, quello che abbiamo messo come servizio in più era la tridimensionalità, cioè la nuvola di punti. Ok, aspettate che vi ricondiviso lo schermo appena. Spero che vediate di nuovo lo schermo. Appunto, era un rilievo di un tratto del Fareggiano, di due tratti del Fareggiano. Sono progetti privati, appunto, non a differenza di quelli pubblici. Questo è un tratto, era mi pare un centinaio, poco più di metri. È stato un rilievo fotogrammetrico, quindi la produzione, abbiamo prodotto un demma a 10 centimetri e direi anche forse no, ah sì, l'ortofoto dell'albero, aspettate che spengo. Ombreggiature, questa è l'ortofoto frutto di quel rilievo. Ovviamente la posizione delle sezioni o altro, tutto in maniera, diciamo, 2D, cliccando su ciascuna sezione io posso visualizzare, se non ricordo male, un progetto. Non posso visualizzare niente, forse non era introgabile, forse non era questo progetto. Mi sembrava di ricordare che si potesse visualizzare la sezione in 3D. E l'abbiamo collegato a un modello con, vediamo se riusciamo a visualizzarlo, con la nuvola di punti tridimensionale. Quindi non c'entra nulla col BIM, però diciamo che per certi versi potrebbe essere un qualcosa di simile. Ora, questo in realtà erano progetti che abbiamo implementato per una committenza specifica, quindi allora erano interessati a vedere il tratto con associata la nuvola di punti su cui realizzata con Potri, su cui può fare delle misure o altro, e tirarsi fuori eventuali altre sezioni, eccetera, eccetera. Quindi era un caso specifico, però un caso molto simile si potrebbe pensare con più rilievi, quindi se io dovessi far vedere diversi rilievi distribuiti sul territorio, quindi due tratti in un unico progetto QGIS, e per ciascun tratto visualizzare appunto il modello 3D. Questo vale in questo caso per un rilievo fluviale, ma potrebbe valere per qualsiasi rilievo di tipo tridimensionale, penso a dei monumenti, chiese o altro, che non so, un rilievo di alcuni monumenti di un centro storico di una qualsiasi città, potrebbe essere la visualizzazione dell'intero centro storico su GIS e poi i singoli modelli 3D, per esempio, disponibili. Esattamente un po' come il caso del BIM. Sì, Giampaolo dice l'esempio di un altro rilievo che abbiamo fatto assieme a lui, appunto, sul ROIA. È su G-Sosting, ma non credo, anche quello è privato, direi. No, sì, non è su G-Sosting, dico una cavolata. Lo metteremo, è un rilievo. Scusate, rispondo a Giampaolo, e nel rispondere mi è venuto in mente, ho formulato la risposta. Si tratta anche quello di un rilievo fluviale. È nostra intenzione pubblicarlo, ovviamente compatibilmente con la committenza, in questo caso era Regione Liguria. Abbiamo un progetto G-Sosting legato al progetto per cui abbiamo fatto il rilievo e ovviamente potremmo, però in questa fase non sono ancora pubblicate, potremmo pubblicare tutte le sezioni, il progetto su cui ora non ci sono le sezioni, ma cui sarebbe naturale confluissero le varie
sezioni lo possiamo chiaramente vedere, quello è un progetto invece pubblico, relativo al progetto con Sartò, un progetto Interreg. Con Sartò, il geoportale, in cui all'interno di questo progetto è appunto stato fatto un rilievo fluviale. In questo caso, appunto, ora non, questo è un progetto Interreg, per cui per conto dell'università sta appunto implementando all'interno di questo bacino fluviale transfrontaliero, diciamo che il confine tra qua direi che dovrebbe esserci il confine fra Italia e Francia, tutta questa zona montuosa è in territorio francese, la parte a valle, diciamo, il fiume sfocia a 20 miglia, quindi in territorio italiano. In questo caso noi appunto assieme a Giampaolo che scrive in chat abbiamo analizzato un rilievo di questo tratto, dell'ultimo tratto di tutto il territorio italiano del fiume Roja ed è appunto un esempio in cui attualmente non c'è ancora, ma in cui le singole sezioni, il modello 3D delle dei singoli voli fatti potrebbe tranquillamente andare all'interno dell'intero progetto. E per ora abbiamo una visualizzazione tridimensionale. Però una visualizzazione tridimensionale dell'intero bacino, che appunto è possibile, si può scorrere la missione da una visualizzazione tridimensionale del bacino con alcuni elementi visualizzabili, ovviamente posso vederla a schermo intero o altro. Ora poi veramente di esempi, di applicazioni ce ne possono essere tantissime, ora non vorrei annoiarvi oltre e nel caso. I riferimenti per visualizzare le mappe che vi ho fatto vedere, quelle almeno quelle pubbliche, basta andare sul sito gsosting.gter.it. Questa è la pagina dove si vedono un po' di informazioni e nel menu Scopri di più, le mappe pubbliche si può andare appunto a visualizzare tutte le mappe pubblicate da varie persone. In questo momento questo server lo utilizzano, tanto per avere i numeri, una trentina di persone, una trentina di enti, diciamo, che possono essere singoli professionisti, amministrazioni comunali, provinciali, non sono ovviamente tutte pubbliche, alcune sono pubbliche con altri indirizzi, quindi non sono visualizzate qua, penso alla provincia di Latina, che utilizza il servizio, ma utilizza lo stesso server, ma diciamo in un repository privato a parte. Quindi per avere i numeri, in questo momento sono attivi, mi pare 27, abbiamo attivi 27 diversi clienti per diversi contratti con clienti diversi che vanno appunto dal singolo professionista all'amministrazione comunale o provinciale o al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. E abbiamo installato, ora non mi ricordo il numero esatto, ma secondo me una decina di Gsosting, chiamiamoli così, cioè di Gserver più Dhitmap presso server di altre persone. Il caso che vi ho fatto vedere della provincia di Piacenza, dove abbiamo sviluppato per loro il catasto strade basandoci su questo strumento, oppure altri committenti che appunto ci hanno chiesto di installarlo presso di loro, un laboratorio dell'Università della Sapienza di Roma. Che aveva fatto un progetto molto carino, molto interessante, tutti i lavori loro e l'hanno installato sul loro server, non ricordo i dettagli. In quel caso era un progetto con finalità turistiche, utilizzato credo in tutta la provincia di Roma, raccoglievano informazioni sulle sagre dei singoli comuni, quindi era un progetto partecipativo, se ricordo bene vagamente, in cui ogni comune poteva caricare. Cioè, poteva registrarsi, perché una delle possibilità è anche quella di gestire la registrazione utenti, registrarsi e su approvazione pubblicare delle informazioni in maniera autonoma tramite web per quello che ricordo erano sulle sagre, ma non solo, diciamo,
informazione di tipo turistico, di quel tipo lì, diciamo, sagre, sentieri, diciamo turismo enogastronomico, se non ricordo male, era la tematica. Poi era una, ripeto, noi abbiamo semplicemente gestito l'installazione degli strumenti su loro server. Se non ci sono altre domande, ovviamente rimanendo a disposizione avete appunto direi tutti i nostri riferimenti. Se non ci sono altre domande, chiuderei. Abbiamo sforato, diciamo, l'idea era di avere un momento appunto di una mezz'oretta, 20 minuti, mezz'ora in cui parlavamo noi e poi di una discussione. Ovviamente bene, aver sforato vuol dire che è arrivata qualche domanda. Cioè, può voler dire che sono arrivate un po' di domande, può voler dire che le mie risposte alle domande sono state eccessivamente lunghe, quindi su questo ci dovremmo necessariamente tarare. Avevo, ahimè, il compito di gestire il primo appuntamento, quindi sicuramente sarò quello che avrà fatto più errori di tutti, spero. Speriamo di migliorare nei prossimi appuntamenti. Ci vediamo a questo punto. Non ricordo la data, direi il 6 maggio. Comunque vi terremo aggiornati. Mi pare. 6 maggio parleremo, cambieremo totalmente argomento, parleremo di analisi dati e di soluzioni GNSS con RTK Plot, uno dei tool della libreria sempre open source, RTK Lib. L'argomento non è il GIS, ma è il rilievi GNSS. Non ci sarò io a parlarvi perché ne so davvero poco, ma comunque quindi per chi lo vorrà, ci rivediamo il 6 maggio, sempre alle 8:30. Vi ringrazio e a questo punto, vista l'ora, buon lavoro a tutti, direi. Grazie a tutti voi. Grazie.